Allora, salve a tutti e benvenuti a questa lezione numero 8 del corso Appalti nella Pubblica Amministrazione, dedicata, come ho anticipato, a un approfondimento. Dalla lezione 6, via via, le lezioni sono approfondimenti di argomenti già descritti nella prima parte del corso. In questo caso, il tema sono le procedure negoziate, una componente importantissima delle procedure di affidamento nella pubblica amministrazione, soprattutto locale. E quindi vedremo che cosa si intende per manifestazione di interesse, che cosa si intende per scelta degli invitati, come si procede all'aggiudicazione e poi uno sguardo anche sul tema dell'anomalia che non riguarda soltanto le procedure negoziate, ma diciamo lo introduciamo visto che appunto analizzeremo poi anche nelle prossime lezioni i singoli specifici interventi, istituti del codice degli appalti. Allora, come sapete, siamo appunto alla lezione numero 8, stiamo andando verso la fine. La prossima volta affronteremo il tema dei requisiti di partecipazione, requisiti soggettivi, morali e professionali, quindi quelli di ordine generale e quelli di ordine speciale. E approfondimento sui temi della RTI, avvalimento, subappalto e garanzie. Allora, come sapete, le procedure sono di vario tipo, le procedure di affidamento possono essere aperte, ristrette, negoziate. Una procedura particolare o una modalità particolare di affidamento è l'affidamento diretto, poi c'è il dialogo competitivo e l'affidamento in concessione. Allora, che caratteristiche hanno? Perché affrontiamo il tema delle negoziate? Diciamo, fondamentalmente le tre tipologie sono aperte, ristrette e negoziate. Aperte significa chiunque può partecipare. C'è un bando rivolto a tutti, la stazione appaltante non sa chi sono gli operatori del mercato, potrebbero ancora non essere costituiti, quindi si procede con una procedura aperta, invitando la concorrenza anche a formarsi. In una procedura aperta, un operatore potrebbe costituire una società al fine di partecipare a una gara, quindi non essere nemmeno costituita come società. I requisiti li si devono avere al momento della partecipazione. Quindi ci si rivolge all'intero mercato. Nelle procedure ristrette, invece, si seleziona il mercato. Siccome una procedura aperta potrebbe portare offerte da parte di 50, 100, 200, 300 operatori o addirittura migliaia di operatori e sarebbe ingestibile dal punto di vista amministrativo, proprio di tempistica, allora il legislatore in taluni contesti consente di poter restringere, ecco il perché ristrette, il numero di soggetti che partecipano alla procedura di affidamento. In che modo? Si fa comunque un bando rivolto all'intera collettività, quindi un avviso come nelle procedure aperte. Quindi nelle procedure ristrette ho due fasi. La prima fase è analoga alla procedura aperta. La seconda fase, invece, una volta che ricevo da parte dell'insieme degli operatori economici la disponibilità a partecipare, io individuo i soggetti da invitare. Quindi soltanto quei soggetti potranno fare la loro offerta economica. Ne invito 30, ne invito 20, ne invito 10, ne invito 50, lo stabilisco già nel bando iniziale, quindi bando più lettera di invito compongono la procedura ristretta, lo approfondiremo nelle prossime lezioni. Nella procedura negoziata invece ho un'ulteriore restrizione perché non faccio la prima fase pubblica, non procedo a dire al mercato chi vuole venire a partecipare alla mia procedura, ma sono io stesso, stazione appaltante, che vado a scegliere gli operatori da invitare. Quindi c'è solo la seconda fase. Quindi nelle procedure aperte fase pubblica e basta, nelle ristrette un mix, per cui ho la fase pubblica e poi la fase, diciamola così, negoziata. Nelle negoziate invece direttamente vado alla fase negoziata, salto alla fase pubblica. Quindi è una forma di semplificazione perché lo vedremo, ed è l'oggetto dell'incontro di oggi, vedremo che o so già chi invitare, perché c'è solo lui, o perché c'ho urgenza, o ci sono delle regole comunque a garanzia della corretta individuazione di questi soggetti.
Nell'affidamento diretto l'abbiamo già affrontata, abbiamo fatto varie lezioni di approfondimento, quindi sappiamo come si individua, sappiamo che possiamo anche non scegliere più operatori, possiamo andare direttamente a un soggetto, potremmo fare delle verifiche informali, diciamo, è una negoziata informale. L'affidamento diretto lo potremo vedere, soprattutto dopo oggi, come una negoziata informale. Allora, come si diceva, nelle procedure aperte io ho un avviso, un bando, al quale tutti gli operatori economici potenzialmente possono rispondere candidandosi, alcuni si candidano e la stazione appaltante riceve e valuta tutte le istanze, le offerte da parte degli operatori che si candidano, non li seleziona preventivamente. Nelle procedure ristrette, come detto, doppio criterio, si fa un avviso, all'avviso l'operatore A e l'operatore C manifestano la volontà di partecipare e allora la stazione appaltante invita l'operatore A e l'operatore C. Potrebbe anche selezionarli, potrebbe anche non invitare alcuni di questi, potrebbe andare a sorteggio, potrebbe stabilire criteri, ma diciamo tendenzialmente questo è il meccanismo. Nelle procedure negoziate invece abbiamo detto manca la prima fase pubblica. Ma c'è direttamente la fase della negoziazione. Quindi, vedete, fase 2, io invito l'operatore A e l'operatore C. Problema, se ho un operatore, l'ho chiamato B, che viene a conoscenza dell'esistenza di questa procedura negoziata, cioè viene a conoscenza che la stazione appaltante vuole acquisire quel servizio, vuole acquisire quella fornitura, vuole fare quei lavori, e ha i requisiti per partecipare, può chiedere di partecipare, quindi può, diciamo, proporsi, candidarsi, anche se la stazione appaltante non lo ha selezionato, e qui, diciamo, il codice tace, mentre la giurisprudenza è tendenzialmente favorevole. La giurisprudenza ritiene che l'operatore economico che viene a conoscenza di una procedura negoziata per la quale ha i requisiti possa chiedere di partecipare alla procedura negoziata. E la stazione appaltante, se non ci sono ostacoli amministrativi, ecco qui l'inghippo, fra virgolette, l'aspetto, quali possono essere? L'operatore si presenta all'ultimo momento, se ne presentano 100 e io invece con la negoziata volevo evitare di avere questo carico amministrativo, quindi se non ci sono ragioni, diciamo, di carattere amministrativo, ed è difficile trovarle se è un solo operatore che si presenta, allora deve essere ammessa. Ci sono state sentenze che hanno annullato la procedura negoziata rispetto alla quale non è stata accolta la richiesta di partecipazione da parte di un operatore. Vedremo, magari lo accenniamo dopo. Questo pone dei problemi anche tecnici quando la procedura negoziata è fatta sui mercati elettronici, perché nei mercati elettronici non esiste la possibilità, una volta lanciata l'RDO, di far entrare qualcuno che non è stato invitato. Però ecco, queste sentenze vanno prese in considerazione. Ecco perché ho lasciato il punto interrogativo. Allora, come al solito, partiamo dalle definizioni e poi procediamo, andiamo avanti sulla disciplina normativa. Le procedure negoziate sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici. Quindi comunque io devo andare ad indagare cosa c'è nel mercato. Nelle procedure negoziate non posso decidere, Mario Rossi, vieni, affido a te il servizio, la fornitura o i lavori. Devo comunque vedere se Mario Rossi è la miglior soluzione possibile. Ma, vedete, consultano gli operatori economici da loro scelti. Quindi la stazione appaltante sceglie i soggetti da consultare, a differenza della procedura aperta, dove è la libera concorrenza che si autoseleziona. Quindi chi è interessato, chi ha conoscenza dell'avviso, chi ha avuto informazione, si presenta. Una volta che li ho consultati, quindi capito chi sono i soggetti con cui dialogare, negozio, ecco perché procedura negoziata, cioè contratto, stabilisco quantità, prezzi, forniture, caratteristiche, eccetera, eccetera, o con uno o con più di essi. La procedura negoziata può anche arrivare ad affidamenti, fra virgolette, multipli, plurimi, diciamo il caso esemplare è l'accordo quadro, vedremo, a cui si può arrivare anche procedura, con procedura negoziata. Tendenzialmente
la procedura negoziata porta all'individuazione di un operatore con il quale poi io stipulo il contratto. Il candidato è colui appunto che si candida o viene scelto per partecipare alla procedura, in questo caso negoziata. Ricordiamo che gli strumenti che il codice degli appalti mette a disposizione sono i due tipi, sono gli strumenti di acquisto e gli strumenti di negoziazione. Le procedure negoziate si riferiscono, vedremo poi quando vedremo il MEPA, fondamentalmente agli strumenti di negoziazione, dove ho da definire il contenuto del contratto. Perché se il prodotto è già esistente, lo posso acquistare tal quale, normalmente non si procede con la procedura negoziata, ma sono altri gli strumenti appunto di acquisto e vedremo nella lezione 10 dedicata al MEPA un approfondimento su questa distinzione e questi elementi, quindi strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione. Ora non confondiamole con le procedure di affidamento, questi sono strumenti dei mercati elettronici, le procedure di affidamento è la procedura negoziata. Allora, come nella lezione scorsa, ho ritenuto opportuno fare una preliminare analisi del documento prodotto da ANAC sulle statistiche degli appalti. ANAC quadrimestralmente pubblica un report su cosa succede negli appalti della pubblica amministrazione. L'ultimo report disponibile è del terzo quadrimestre del 2018, a breve dovrebbe uscire il primo del 2019. Procedure di affidamento sopra i 40.000, quelle che ci interessano. Le negoziate sono fondamentalmente procedure sopra i 40.000. E vi ho evidenziato, fra le varie slide che sono a disposizione, il trend che si ha rispetto all'anno precedente. Vedete, procedure negoziate nel 2017 erano 2.300, negoziate previo bando, le negoziate senza bando erano 19.000. Abbiamo più 16% rispetto all'anno precedente, più 5,7% rispetto all'anno precedente, come numero di CIG, quindi codici identificativi gara, che sono stati acquisiti. Ora, questo non è particolarmente significativo perché anche sui CIG c'è un sistema non semplice di gestione, però diciamo la tendenza è quella all'incremento nell'utilizzo di questi strumenti e le riforme che si sono avute, decreto correttivo, legge di bilancio 2019, decreto sblocca cantieri, vanno a favore dell'utilizzo di questi strumenti semplificati rispetto alle altre procedure. Bene, a questo punto diamo un'occhiata al tema delle soglie e degli affidamenti. È un slide che ripropongo spesso perché ogni volta appunto dobbiamo fare il punto. Noi sappiamo che sugli affidamenti sotto i 40.000 vige come regola il regime dell'affidamento diretto. Vi ricordo che esiste una disposizione generale che stabilisce che la stazione appaltante può sempre applicare qualunque sia il limite e la forma prevista come standard forme ordinarie, procedure ordinarie di affidamento, quindi anche sotto i 40.000 si può scegliere la procedura aperta e per la giurisprudenza si può scegliere anche la procedura negoziata, laddove potrei fare l'affidamento diretto. Quindi io posso scegliere di fare l'affidamento diretto sotto i 40.000, quindi procedura non formalizzata, quella che abbiamo visto nelle lezioni scorse. Posso anche decidere di avviare una procedura negoziata. Infatti troverete sui profili del committente di varie stazioni appaltante procedura negoziata per affidamento articolo 36, comma 2, lettera A, sotto i 40.000 euro. Decido di non fare l'affidamento diretto, decido di formalizzare. E qui la giurisprudenza dice, se tu decidi di fare una procedura negoziata con bando, anche dove avresti potuto fare l'affidamento diretto, devi rispettare le regole delle procedure negoziate, quindi devi applicare quelle procedure. C'è il legittimo affidamento da parte dei partecipanti all'applicazione di quelle regole. Poi sappiamo che sopra i 40.000 abbiamo due mondi distinti. Il mondo dei lavori che ha delle sottosoglie da 40 a 150, da 150 a 350, 350 al milione, sopra il milione fino alla soglia e sopra la soglia comunitaria. Mentre servizi e forniture hanno la soglia per i servizi e forniture e la soglia dei 750.000 per
per il sociale e l'allegato 9. Sotto i 40.000 l'abbiamo detto, c'è l'affidamento diretto, sopra i 40.000 iniziamo le disposizioni speciali. Allora, per quanto riguarda i 40-150.000 dei lavori e 40 fino alla soglia 221.000 per i servizi e le forniture, il legislatore, con lo sblocca cantieri, quindi questa è una formulazione nuova che deriva dallo sblocca cantieri, ha previsto questa disposizione. Per gli affidamenti da 40 a 150 lavori, da 40 a 221.000 servizi e forniture, si ha per i lavori l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi. Mentre per i servizi e le forniture, l'invito ad almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Allora, qui che cosa abbiamo? Che mentre per i servizi e le forniture la disciplina contempla un'ipotesi di procedura negoziata tramite un minimo di 5 operatori economici da invitare, quindi la procedura prevede che io debba almeno mandare l'invito a 5 operatori economici. Poi mi può rispondere soltanto uno, io posso aggiudicare tranquillamente, ma devo aver invitato almeno 5 operatori economici. E questa è la distinzione fondamentale rispetto all'affidamento diretto, dove posso anche prescindere dai due preventivi. Per i lavori, invece, la dizione è cambiata. Il legislatore ha usato la formula dell'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, quindi ha usato non una procedura negoziata, ma appunto una forma speciale di affidamento diretto. Ha esteso l'affidamento diretto dei 40.000 fino ad arrivare a 150.000. Per i commentatori, i primi commentatori di questa disposizione, la differenza fondamentale fra i lavori e i servizi e le forniture è che i tre preventivi devono essere acquisiti. Cioè, non basta chiedere a tre operatori economici la loro offerta economica. Io devo avere agli atti tre preventivi. Quindi potrei doverne invitare 200 pur di avere tre preventivi. Se non ho tre preventivi, non posso procedere all'affidamento diretto. E questa è la differenza fondamentale fra l'affidamento diretto sotto i 40.000, dove mi basta anche un preventivo, e l'affidamento diretto fino a 150.000 per i lavori. Salendo solo per i lavori alla soglia da 150 a 350 mila, il legislatore usa la formula della procedura negoziata. Quindi non è più un affidamento diretto con tre preventivi, ma tecnicamente è una procedura negoziata senza bando, articolo 63, lo vedremo più avanti nelle slide, con almeno 10 operatori economici. Quindi qui non ho più l'obbligo di avere 10 preventivi, ma ho l'obbligo di invitare almeno 10 operatori economici. Se salgo di soglia, gli operatori diventano 15. Se arrivo al milione, si applica la procedura ordinaria, quindi la procedura aperta. Dal milione in su si applica la procedura aperta per i lavori. Bene, a questo punto approfondiamo. Io termino per la parte Facebook, era andato la prima parte in